Buonasera a tutti e bentornati in questo nuovo episodio della prima stagione della serie di Minecraft. Prima stagione. Prima stagione? Finita questa quando ho sconfitto il drago ed inizia la seconda stagione. Ah, ok. Con il secondo evento lì. Va. Allora, questo episodio volevo È triste. dedicarlo. Un Sì, episodio triste. ho deciso di annullare il vecchio 19° episodio che ho fatto per fare questo 19° episodio di lutto. Perché è successo un problema e non so cosa è successo. Sta di fatto che si è annullato tutto il mondo. Adesso andiamo a vedere. Allora, praticamente, eccoci qua. Come vedete, io adesso sono qui in creativa perché nel mio ex mondo, aspettate, rompo un po' a caso l'albero, veramente le barche di. Come vedete, questo è, là c'è la casa della strega che era modificata. Ops. Questo è dove c'era la Aveva casa, l'attico prima. dove c'era, sì, esatto, il latte, sì, prima era l'attico. Poi qua c'era la farm di pietra, qui la casa, prima casa ferrovia. Qua c'era tutta la ferrovia che scorreva. Lì c'erano le vacche, Qua c'erano le vacche, qua a no? E ci sono fianco. ancora? Sì, qua c'era a fianco c'era la farm di cactus. A fianco la farma di uova, qua sopra lì c'era la zucca di Halloween, Là c'era il mob lì c'era spawner. la serra, Lì il c'era il mob mob spawner, spawner lì qua dentro, sì. dentro Poi c'era il mob spawner. qua sotto c'era anche la farma di rottaie, là c'era la rupe con la farma di slime ball, i dischi musicali, il mob spawner, il portale del Nether e la mia casa che, come vedete, non ho perso tempo e ho subito ricominciato a costruirla, quindi ho iniziato a ricostruire la torre e le mura. Poi mi sono buttato avanti, diciamo, mi sono divertito un po' con la dinamite, forse un po' troppo, e ho leggermente arato giù la montagna che c'era. Poi qui ho ricominciato a fare la casa delle ceste, la dovrò rifare la fornace, inceneritore, farm di liane, farm di pesca, poi che altre farm avevo fatto? La seconda casa in La terra. Lì seconda casa in terra, e poi cos'altro c'è avevo rimasto fatto? un coso. L'alberello volante. Alberello volante. Ecco. Allora, niente, Niente. questo, ecco Devo lì il muore da solo. qua. Che lì il muore, non il muore mio da solo perché sono in creativo. Beh, è morto. Quindi questo è. Ah, poi c'era là in fondo, dall'altra parte c'era la, come si chiama? La farm dei villager. La farm di Iron Golem che stavo per attivare nel 19° episodio. Poi c'era il villaggio distrutto, il villaggio dei villaggeri, quello nel deserto. La farm di oro, beh, c'era un fottio di roba che è andata persa. Comunque, adesso quindi interromperemo la serie per un po' finché non ripristino un pochino il tutto bene o male. Cerco di ripristinare al meglio possibile il tutto. Bene o male, mi ricordo come erano messe giù. Qua devo disboscare metà coso. Qua mi ricordo ancora dove era l'ingresso della. Eccola qua, l'ingresso del mob spawner. Quindi, che non mi ricordo più dove sono. Capper sulle torce, c'erano le torce una volta. Eccola qua. Questa era in origine grotta che portava il mob spawner, che Cosa in potrebbe origine era essere così, successo? come guardate, vedete qua, era questa fatta così qua. Poi io ho tirato giù parecchie robe. Il mob Eccolo spawner. qua l'ingresso, il mio mob spawner, mi ricordo ancora esattamente com'era. Qui si scendeva qua e avevo fatto qua la piattaforma. Dov'è il mob spawner? Il mob spawner è qua sopra. Questa per esempio è una grotta che avevo chiuso, ma che Magari era buona. magari, esatto, era buona. Cioè, guardate qua cosa c'era, che io avevo vietato l'accesso perché mi serviva solo per il mob spawner, quindi tutte queste grotte qua io le avevo chiuse. Il mob spawner, se non sbaglio, allora aspettate, questa era qua, qui io avevo Sul chiuso qui, quindi dovrebbe essere qua sopra, quindi era ta 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 ta. Ta 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 ta
Come vedete, eccolo qui, qua c'è il mozzone. Però apro e lo libero. Eccolo lì. Finalmente. Eccolo qua. Ogni tanto sono... Guardate qua cosa c'era, una name tag, un'armatura di diamante, una sella. Ah sì, avevo un sacco di selle anche, ciao. Questa l'avevo tutta chiusa l'accesso io, questa. Avevo tutto chiuso l'accesso, ma guardate qua che bella grotta che c'era. Con una zombie. Beh, insomma, neanche troppo. Adesso... Cioè, era corta. Sì, era corta, però... Fidati che c'era parecchie robe. Qua c'era... Tutti incastrati qua per essere uccisi. Che adesso vorremmo, li lasciamo in pace. Qui facciamo così. Tanto spumeranno lo stesso. Questo dovrò riabbassarlo, poi lo farò tutto in creativo perché non voglio morire. E quindi ricreeremo il... l'ex farm. Queste erano tutte le grotte dove avevo trovato diamanti, robe varie, pipistrelli che rompono le balle. Qua se non sbaglio c'era un immenso giacimento di ferro. Dove? Là sotto, in mezzo all'acqua. Giù di qua. Ma vedi? La tristezza proprio. Proprio, cioè quella cosa c'era qua sotto, ho perso tutto proprio. E magari ho scoperto che forse prima di perdere tutto ho scoperto che vicino a casa mia potrebbe esserci anche il portale dell'End sotto casa mia, quindi tristezza assoluta, guarda. Mettiamo dei blocchi. Come potrebbe esserci? Mettiamo dei blocchi di allineamento. Mi ho messo tutto. Qua c'era le porte, qua c'era la porta che portava su la massima sicurezza. Qua c'era la... La che? La grotticina di d'emergenza, la fuga d'emergenza qua, in fuga nel vuoto, cioè. Adesso è nel vuoto, prima era d'emergenza. Adesso è nel vuoto, sì. Questa era tutta la zona. Oh, guarda qua. Questo è quello che nel primo episodio mi ha ammazzato e mi ha fatto chiudere. È fatto, proprio lui. Mi ha fatto chiudere la miniera una volta, la prima volta, e quindi... Lo massacriamo così sono sicuro che dopo non ci rompe più il Zebedei e illuminiamo a vita. Era proprio lì. Sì, era proprio qua. Qua, vabbè. Tutta sta grave qua era stato un incubo toglierla perché boh. Comunque sappiate che non ci... Guardate qua. Sicuramente, io ve lo dico subito. So cosa fare. Non... Mi metterò qualche sfiziosità praticamente, tipo giusto un paio di diamanti per sicurezza e quindi... In più di prima. Vabbè, quello è poco ma sicuro. Quindi queste sono le mura che continuerò a costruire. Comunque sappiate che ripristinerò tutto quanto. A partire da quando ho tempo. E quindi io intanto sono in letto. Sì, ti sì. Sono in letto. Allora ci salutiamo per questo episodio. Un saluto tristissimo. Elettrizzante. In questo caso no. Ah. Saluto tristissimo dal mio mondo. Saluto elettrizzante da me. Ex mondo, sì. Comunque sappiate, ripristinerò tutto. Tornerà tutto come nuovo, ve lo prometto. Ciao.